Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su Zbuccante, io sono Miria e in questo piccolo angolo di YouTube vi parlo di libri. In questo caso torna la mitica rubrica Chi non legge in compagnia, cioè è una rubrica dedicata a letture in tandem con Teresa Bembucalula. Credo che non ci sia bisogno di presentarla tanto. Sicuramente se siete qui è perché conoscete lei. Comunque, ci sono tante letture che ci accomunano e alcune abbiamo deciso di condividerle col gruppo di lettura Lulu Hunters, altre invece abbiamo pensato di leggerle fra di noi. Una di queste è quella che ci ha chiamato di più in questo periodo e che entrambe desideravamo leggere fortemente, devo dire, ed è Sottovoce di Martina Asero. È un libricino di circa, vediamo un po' se riesco a trovarlo, 227 pagine, edito da 100 autori. Fa parte di una, possiamo definirla quasi una trilogia, anche se proprio non lo è, però dedicata a Catania. Martina ha deciso di dedicare tre libri alla sua città. Questo è il secondo, è uscito per ora Niente posto per le fiabe. Sono storie comunque scollegate fra di loro che non richiamano gli stessi protagonisti, quindi si possono leggere separatamente. Sono ambientate anche in anni, cioè in anni differenti. Quindi Niente posto per le fiabe, mi sembra che sia agli inizi degli anni 2000, qui invece siamo nel 2012. Abbiamo dei protagonisti un po' più adulti, e mentre in realtà Niente posto per le fiabe si tratta di adolescenti. Ma veniamo a prima parlarne un po' in generale. Dunque, è un libro che non aveva bisogno di una lettura condivisa. Nel senso che sicuramente non era un libro che sentivo ostico oppure che avevo paura che non potesse piacermi, che potesse essere difficile per me come poteva essere un altro libro, come Dostoevskij, tanto per dire, perché comunque conoscevo già lo stile di Martina e sapevo già che era abbondantemente nelle mie corde. Ma al contempo necessitava una lettura condivisa perché sentivo proprio il bisogno, insomma, di condividere la mia esperienza con qualcuno che lo stesse leggendo contemporaneamente a me. E devo dire che io e Teresa, mai come d'ora, ci siamo trovate molto allineate. Siamo partite insieme, abbiamo proseguito insieme, siamo sempre state più o meno nelle stesse pagine e quindi abbiamo potuto raccontarci man mano delle cose che accadono nel libro o personaggi che appaiono nel libro senza ovviamente spoilerarci nulla. Questo per me è fantastico, è uno degli aspetti che mi piace di più. Certo, penso che serva anche un libro particolare, insieme, non tutti secondo me sono adatti a essere letti insieme. Molti sì, devo dire, fino adesso devo dire che quelli che ho letto si adattavano perfettamente. Dopo non so, ci sono magari delle letture più introspettive che magari invitano a studiarsi un po' più interiormente e quindi magari a non svelare insomma quello che più ci piace. Ok, adesso parliamo un po' del libro. I protagonisti principali sono due. Ali, che è un ragazzo che è emigrato, tutta la famiglia è emigrata, a Catania, hanno una kebabberia, lui vorrebbe tanto studiare all'università, ma per il padre è un concetto impensabile, deve aiutare nella kebabberia, sono musulmani. E quindi il lavoro prima di tutto, lo studio non è certamente la cosa più importante. Invece lì di nascosto frequenta l'università come uditore, facendosi passare come se fosse veramente un iscritto da tutti gli altri studenti. Quindi è un ragazzo di sani principi, che con molta responsabilità alle spalle perché ha anche dei fratelli minori. E poi abbiamo la sua migliore amica, Alba.
che è tutto l'opposto di lui. E in realtà forse è questo che li attrae amichevolmente, perché Alba ha la testa fra le nuvole, stava studiando ma ha deciso di abbandonare. Momentaneamente non si sa, insomma, non sa che strada prendere, e anche le possibilità che decide di affrontare non ha alcuna voglia di finire, di concludere, insomma, ha tanti progetti ma niente che voglia portare avanti per tutta la vita. E quindi anche lei, insomma, non ha le idee molto chiare sul futuro, come potrebbe essere qualsiasi altro studente, insomma, ventenne. E quindi seguiamo i due nelle loro vicende, insomma, fra litigi, segreti che si raccontano sottovoce, ben appunto perché in casa di Ali non si può parlare ad alta voce perché Alba sicuramente non ci potrebbe stare. E quindi entriamo nelle loro vite e nei personaggi che orbitano attorno a loro. Quindi gli studenti universitari, i parenti di Alba e soprattutto la defunta nonna che lascia una casa e Alba deve andare con i genitori a controllarla, insomma, e decidere cosa farne. Alba purtroppo è una di quelle ragazze che non viene molto considerata dai genitori, ognuno è preso dai suoi lavori, dai suoi compiti. La madre, iperlavorativa, sempre attaccata al telefono, insomma, che non ha un attimo di tempo per neanche guardare la figlia. E il padre, invece, è stato uno scrittore di successo, cioè è riuscito a creare un libro che è stato un bestseller e è alla ricerca di un'altra fonte di ispirazione, insomma, di poter trovare un nuovo libro, insomma, quindi continua a scrivere ma senza tanti risultati, buoni risultati. E anche in questo devo dire che Alba corrisponde perfettamente a tanti altri ventenni che si trovano in casa, che devono studiare e i genitori non se li filano per niente, non sanno niente della loro vita, cosa fanno, insomma, quali sono i loro gusti, cosa vogliono fare della vita o come indirizzarli. Penso questo che sia una componente molto importante perché il dialogo è fondamentale a tutte le età e soprattutto fra genitori e figli. E man mano che quindi si intrecciano queste storie e conosciamo altri personaggi, la storia si infittisce. Tra l'altro ci sarà anche un piccolo giallo. Cioè Alba scopre una fotografia della nonna, molto giovane, più o meno della sua età, con un ragazzo diverso da suo nonno. E quindi vorrà conoscere un po' chi è costui. Quindi sicuramente devo dire che se devo paragonare le due storie, mi è piaciuto di più rispetto a Niente Posto delle Fiabe. Forse perché mi sono trovata forse più coinvolta con alcuni personaggi, diciamo che non sono più un adolescente, non sono più neanche una ventenne, ma devo dire che alcuni personaggi hanno saputo stuzzicarmi parecchio. C'è uno poi che io e Teresa, da quando è apparso, abbiamo sperato che il suo viaggio proseguisse nel libro, che non fosse solo una mera apparizione. In effetti questo personaggio ci sarà da quel momento in poi. E siamo state molto felici, soprattutto dell'esito finale di questo personaggio. Piccola nota che mi sono dimenticata di mettere mentre vi parlavo del libro è la copertina, che è molto curiosa e ha stuzzicato anche molto sia me che Teresa, perché abbiamo fatto delle supposizioni sui vari protagonisti che in effetti trovate nella copertina alcuni dei protagonisti e abbiamo cercato di attribuire un nome ad ogni figura che abbiamo trovato. E per non svelarvi molto, diciamo che abbiamo dei dubbi su chi sia questo personaggio. Siamo molto indecise fra due. E dalla descrizione forse corrisponde più a uno rispetto all'altro, però insomma,
chi la legge saprà insomma di cosa stiamo parlando. Insomma, anche la copertina, insomma, una scelta molto azzeccata per 100 autori. Il mio personaggio preferito non poteva essere che il cane, Icaro in assoluto. E poi c'è un altro che insomma ha preso abbastanza il mio cuore e devo dire che sono felice che sia arrivato fino in fondo alla storia. Anzi, forse è un personaggio perno della storia. Vi lascio al video. Allora, devo dire che è un libro che non ha un vero finale. Sì, possiamo definirlo del finale aperto, nel senso che non sappiamo bene cosa succede a tutti i personaggi. Abbiamo una chiusura perché succede qualcosa, ma non sappiamo nient'altro. Di solito questo aspetto mi fa arrabbiare parecchio, perché è lasciare tutti questi punti in sospeso è irritante. In realtà sia io che Teresa devo dire che anche su questo punto ci siamo trovate stranamente d'accordo, perché è un punto in effetti che tutte e due irrita parecchio, e stavolta invece no. Quando ho chiuso il libro io mi sono sentita molto tranquilla, rilassata, e insomma ho pensato che sono io a dare un finale ai personaggi, a scegliere se magari una storia si conclude bene o male per me. Ed è stata una cosa serena, incredibilmente serena. Penso che Teresa concorderà con me su questo punto. Bene, queste sono le mie impressioni su Sottovoce di Martina. Martina, ah, non ho ricordato, Martina Asero è ovviamente Ima in the Books, che trovate anche qui su YouTube, perché parla di libri, oltre ad essere una grande scrittrice, essere un'attrice, una danzatrice, insomma, una persona che ha sempre usato il corpo come sua espressione, ma non solo, perché anche è insegnante e quindi è davvero sfaccettata. Non vedo l'ora che esca anche l'ultimo episodio delle Tre Catane, questa ipotetica trilogia. So che è in fase di lavorazione e sta cercando insomma una casa editrice. Quindi, case editrici, leggete l'opera e pubblicatela. Quindi, non so, fatemi sapere se conoscete le opere di Martina, se le avete lette, cosa ne pensate. Io non vedo l'ora di leggere, e io non vedo l'ora di ascoltare e guardare il video di Teresa, che ovviamente uscirà in contemporanea a questo video. Penso di aver detto tutto, quindi ci vediamo presto con un nuovo video, e nel frattempo fate tante buone letture. Ciao ciao!